L'atteggiamento che prevale nell'umorismo è l'atteggiamento critico-negativo, di chi si mette di fronte ad una cosa per analizzarla e scomporla. Mentre l'arte tradizionale crea dei miti, l'arte umoristica distrugge i miti, li smonta, li critica. Mentre l'arte tradizionale ha come protagonisti degli eroi, l'arte umoristica ha come protagonisti degli anti-eroi, dei personaggi inetti. Dirà Pirandello che per l'artista umorista non è possibile più essere un eroe come nelle tragedie greche, ma è possibile solo un eroe amletico, cioè un anti-eroe che nel momento culminante dell'azione, quando dovrebbe compiere il gesto eroico, come Oreste dovrebbe uccidere l'amante della madre, gli vengono i dubbi.